andiamo a presentare Andrea. Ci siamo trovati subito d'accordo su questo tema. È un tema che ci tocca tutti molto da vicino, perché è il tema della sconfitta. E se è vero che tutti abbiamo perso molte volte, anzi abbiamo perso molte più volte di quelle in cui abbiamo vinto, però è anche vero che questo tema genera in ciascuno di noi la stessa dose di imbarazzo e di curiosità. E questo imbarazzo è dovuto un pochino al fatto che quando perdiamo, in qualche modo sembra che questa sconfitta ci rimanga appiccicata addosso come una macchia indelebile di cui non ci si può più liberare, e che quindi va a toccare un pochino la nostra sfera emotiva, no? Il nostro mondo interiore, la percezione che noi abbiamo di noi stessi, ce la portiamo dietro nel tempo. In questi tempi di fretta, giusto appunto, poi succede anche questo, e tante volte ci si sente sconfitti quasi senza nemmeno aver partecipato, no? Perché abbiamo tutti questo mondo, questa realtà social, per cui tendiamo sempre a esibire la parte più vincente di noi, sempre smagliante e sorridente, per cui funziona, qualche volta qualcuno magari si può sentire sconfitto anche solo perché un anno non va in vacanza, non va in ferie, no? E lì non abbiamo partecipato per nulla, ma già abbiamo questa sensazione di aver perso. Quindi noi oggi siamo qui a fare una specie di elogio alla sconfitta, cioè a girare la medaglia, perché ci piace fare questo, girare la medaglia, e vedere cosa si nasconde dietro alcuni casi di sconfitte eclatanti, di cui adesso Andrea ci parlerà. E forse inserisco anche te, eh? Io devo dire che questo tema della sconfitta mi rilassa tantissimo, perché qualsiasi cosa succeda, cioè, ero in tema, insomma, andava E quindi passo la parola a Andrea che ci racconta, non so cosa sta per dire, perché no, tutte so le volte che gliel'ho chiesto mi ha detto improvviso, no. E io ora sono curiosa, quindi... No, allora, innanzitutto... È venuta l'idea dello spettacolo a gradi, proprio per fortuna, perché io mi sono imbattuto per prima in un perdente e sentivo un'attrazione ma quasi carnale per quest'uomo, che era il portiere di riserva Edino Zoff, e io lessi questa intervista di quest'uomo, giocava nell'Arezzo e ricevette due proposte, sai il calciomercato, ci può andare alla Fiorentina, alla Juventus. Lui con grande intuito disse con la Juventus, cioè Zoff a 35 anni, questo è il prossimo anno fuori, Zoff ha giocato fino a 44 anni e fino a lì, ma non solo, io ho conosciuto Zoff, è friulano, non gli faceva fare neanche le amichevoli, niente, questo ha fatto 7 anni in panchina. L'ultima giornata, l'ultima partita dopo 7 anni, la Juventus giocava contro l'ultima del campionato, l'Avellino, era una partita il 15 maggio del 78, sai che tu giochi così, la Juventus vinceva per 3-0, mancavano 20 minuti alla fine, allora l'allenatore dell'epoca, Trapattoni, si girò verso quest'uomo, lo guardò anche perché lì per lì nemmeno lo riconosceva, e gli disse vai, entra in campo, quest'uomo entrò, ed è bellissimo perché c'è la radio cronaca, e il telefonista dice, esce Dino Zoff e entra con il numero 12, il numero 12 della... Non so ricordare. Quest'uomo entra in campo 20 minuti, dopo 7 anni, e prende 3 gol. La cosa incredibile, io perché poi queste cose l'ho visto, no? L'allenatore dell'Avellino era tale Mazzone, ricordate che chiama il calcio Mazzone? Che a un certo punto, dopo l'Avellino aveva perso, pareggiato 3-3, ai difensori, come toccava la palla, diceva tiragli in botta! E quest'uomo era emotivamente in botta. Allora, la storia di questo qui è stato il mio paziente zero. Siccome io faccio l'insegnante, cerco sempre l'insegnamento, no? Quindi sì. Non è che cioè, la serata sulla sconfitta si vede tutti questi grandi perdenti e ci si consola perché esiste qualcuno più sfigato di noi. Cioè, questi... Vabbè, comunque è già terapeuta. È già terapeuta, ci hai fatto vedere tanto. Quello che volevo sapere è però, di cui abbiamo anche parlato insieme, come poi delle reazioni di queste persone, cioè queste persone che hanno perso così clamorosamente davanti a tutti, quindi cose da portarsene dietro veramente altre come che macchie indelebili, no? Yes. Come hanno reagito? Ci puoi raccontare qualche caso di persona che ha saputo girare la sconfitta in vittoria? Allora, innanzitutto queste persone qua, tutte, compreso lui, ha capitalizzato il fallimento. Cosa voglio dire? Che l'ha accettato, non come cioè lei macchia indelebile o vergogna, ma come esperienza di vita. E poi molti di questi hanno fatto, per esempio c'è uno, Trevor Misapeca o Eric Mossumbani, che i nomi non vi dicono niente, ma che hanno fatto delle cose veramente fallimentari.
che hanno fatto un film e raccontano, vanno in giro nelle palestre, nelle piscine a raccontare la propria esperienza, non perché sono Federica Pellegrini nel nuoto, no? Ma perché loro possono insegnare il fallimento, cioè possono trasmettere ai giovani allievi cosa vuol dire sbagliare e come si riparte da un fallimento. Guardate, c'è in Svezia un museo dei fallimenti, ed è un po' anche il senso del mio spettacolo. Nella facciata c'è scritto: il passo prima di ogni evoluzione è un fallimento. E in questo museo ci sono esposte le opere di imprenditori che hanno fatto dei fallimenti pazzeschi. Allora, non è che le prendono in giro, ma il loro errore, il loro fallimento è un tesoro inestimabile, sia per l'imprenditore stesso che può capire e crescere, sia per gli altri. Cioè, perché noi spesso si abbina talento e precocità, e che in molti casi è vero. Charlie Chaplin a 7 anni sostituì la mamma sul palco e fu un fenomeno, fu subito Charlie Chaplin. Picasso a 8 anni fece il primo quadro, a 15 anni la sua prima mostra personale, un successo. Però per un pittore come Picasso ce n'è un altro, Paul Cézanne, che fino a 40 anni viveva con i soldi del padre. Non solo, ma Paul Cézanne i quadri fino a 40 anni i critici glieli stroncavano. Allora, com'è possibile? Cosa è successo a Cézanne per diventare da un fallito a un artista di fama internazionale? Paul Cézanne, ecco dove è importante il fallimento e queste persone lo hanno capitalizzato, è un fiore tardivo. Il fiore tardivo è quello che per crescere ha bisogno di fallire, fallire, fallire. Tramite il fallimento capisce la propria strada, sboccia, diventa forte, cresce. All'inizio un fiore tardivo e un fallito hanno gli stessi risultati. Nel tempo uno sboccia, l'altro invece rimane costante. E di fiori tardivi ce ne sono tanti. Alfred Hitchcock, il grande maestro del cinema, i primi due film di Hitchcock sono fallimentari, e vi parlo di uno che usava la macchina da presa come un pennello, come un bisturi, era precisissimo nelle inquadrature. I primi due film non lo riconosci, ha dovuto fallire per capire e prendere consapevolezza di quello che aveva dentro. Per cui il fallimento è inutile nasconderlo. Diamo troppa importanza al primo, al classificato, al numero uno. Non è quello che dà un valore. Le nostre vite non possono essere misurate a medaglie d'oro o a piazzamenti. Il valore di una vita non può essere quello il termometro. Sono altri parametri. E secondo me alcune popolazioni l'hanno capito e noi ancora facciamo fatica. Basta. Venuto un po' questa idea, no? Che alla fine si distinguono due concetti fondamentali qui, che hanno permesso a queste persone, a quelli che hanno saputo elaborare la loro sconfitta in qualche modo per renderla una vittoria. C'è questa differenza tra questi due concetti, che è il successo agli occhi degli altri e il successo ai propri occhi, perché agli occhi degli altri loro hanno indubbiamente fallito, no? Perché hanno fallito in modo plateale, c'erano tutti a vederli, però ai loro occhi in qualche modo loro hanno conservato la dignità di quello che facevano, e questo gli ha permesso poi di svoltare. E questo fatto di mantenere alto l'ideale per cui erano lì a concorrere gli ha consentito di rimanere fedeli a quell'ideale. Quindi il successo per loro davvero è diventato, ha cessato di essere solo successo, cioè l'insuccesso è diventato valore a un certo punto. E il concetto di valore alla fine è legato anche a quello di felicità, perché quando noi smettiamo di cercare il successo e cominciamo a cercare il valore, siamo più appagati. E siamo più appagati perché semplicemente teniamo fede a un ideale che è nostro, quindi non tradiamo il nostro ideale. Se invece tradiamo il nostro ideale possiamo anche ottenere del successo, però alla fine felici non siamo. Insomma, è più facile trovare uno felice che non ha successo ma ha tenuto alto il valore piuttosto, certo, che viceversa. D'accordo, sì. Okay.